E voilà. Allora, ma che figura mi fate fare con gli ospiti? Che io una scaletta ero un po' dopo. Lo sai che stavo mangiando? Cioè, scusa, puoi venire qua un secondo? Sono tutta spettinata, guarda, è proprio oggi che c'è un figo, c***o. Come sono i greggi, sono tutta a posto. Scusa, eh. Vieni, ciao, Luca, piacere, ciao. 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 Vieni un secondo. Simoncelli così per giocare e poi facciamo sul serio, dai. Possiamo far vedere dove... Allora, questa cosa non cos'è, è questa il microfono. È il microfono. Wow. No, vabbè, ragazzi, come, però... Come va in giro? Come vado in giro? Cos'è questa cosa? Cos'è questa cifosi nordotica? Cos'è questo sedere da paperino della conduttrice? Vai. Invece, guardate, cioè, la linea perfetta. Non c'è trucco, non c'è inganno. Che meraviglia. Non lo sapevi, Luca? No, ho goduto di uno spettacolo meraviglioso io per... Ed è solo l'antipasto. Cioè, ti è bastato a vedere dove tengo il microfono per incapricciarti? Sono stuzzicato. No, ma non ti preoccupare, io ho rispetto di tua moglie. Allora, per darti subito il benvenuto, caro Luca, vorrei mostrarti il tuo calendario. Grazie. Allora, in realtà, allora, aspettate, allora, questo non è il tuo, che abbiamo chiesto a Max di poter mostrare il tuo e non ci hanno dato i diritti. Però questo è il vecchio calendario di Frate Indovina, però anche so che loro si vogliono mettere un po' al passo coi tempi. Ecco il calendario del 2011 di Frate Indovino. Secondo me vende più copie. Che orrore. Comunque, se per rimanere al nostro Luca, le donne italiane si dividono in due grandi categorie: chi vorrebbero appendere al muro il tuo calendario, chi vorrebbero appendere al muro forse proprio te in persona. E secondo me in questo pubblico ormonalmente attivo ce ne svariate. Allora, caro Luca, vado a leggerti il sondaggio che abbiamo commissionato a tuo riguardo. Sigla. Luca Argentero ha lavorato per Carabinieri insieme a Elisabetta Canalis. Secondo lei chi dei due sapeva leggere e chi scrivere? L'Italia si divide più o meno in tre parti: Argentero leggere, Canalis scrivere 11,8, Canalis leggere, Argentero scrivere 19,2. Sono un carabiniere, non ho capito la domanda, quasi 70%. Povera arma. Un dato è sconcertante, questo spiegherebbe tante cose comunque anche sui risultati elettorali in qualche modo, forse è l'ipotesi che i sondaggisti si inventano non soltanto le domande ma anche le risposte. Allora, una piccola curiosità, tu sai che da quando tu hai lavorato in Carabinieri sei rimasto talmente impresso che i Carabinieri raccontano le barzellette su di te. Ne ho una: quante donne ci vogliono per avvitare una lampadina a casa di Luca Argentero? 200. Lui ha vita e le 200 le guardano in culo da sotto. E si divertono molto. Gli guardano, ho detto le guardano. Volevo dire gli guardano. Intanto penso a lei. Penso in latino. Allora, seconda domanda. Anna Falchi ha detto che ha scoperto in Luca Argentero un attore molto dotato. Appresa questa notizia, riesce a trattenere quantomeno un risolino malizioso? No, quasi l'86%, caro Luca, perché evidentemente proprio accendi gli animi a livello anche un po' erotico. Allora, molta gente, insomma, abbina a te anche questo immaginario di bell'uomo, oltre che di grandissimo attore, però so che, insomma, a parte la tua laurea, tu hai fatto anche tanti piccoli lavoretti prima di arrivare al tuo mestiere, sì, attuale. Allora, hai fatto il barman, sì. So che solo che tutte le clienti ti chiedevano di farsi scuotere come uno shaker. Hai fatto il cameriere, ma non riuscivi a lavorare perché quando chiedevi desidera loro rispondevano sì, molto. Hai lavorato in aeroporto al check-in e le signore insistevano per soppesarti il bagaglio a mano. Ladies and gentlemen, attention please. E pensate, quest'uomo così bello, così simpatico, così intelligente ha dovuto chiedere alla moglie di sposarlo non una volta, due. Cioè, lui gli ha chiesto una volta in ginocchio e lei ha detto no, voglio... richiedimelo. E gli ha dovuto richiedere seduta al tavolo al ristorante, è giusto? Nel senso che gliel'ho chiesto dopo un mese che ci conoscevamo, quindi forse era prematura e sono contento anche di non aver fatto il tu dopo un mese gliel'hai chiesto? Sì. Miriam! E poi gliel'ho richiesto. No, poi gliel'ho
Poi gliel'ho richiesto 5 anni dopo e effettivamente ci siamo sposati poi subito. Cinque anni? Era, no, era poi quella più formale e insomma... Dopo un mese gliel'hai chiesto? Sì. Mi dai il numero di Miriam? Perché voglio capire due cose che mi devono essere sfuggite fino a questo momento. Ma veramente? Eh sì, non abbiamo capito niente, un mese. Cioè, Miriam è bella, simpatica, carina, ma deve essere bravissima in generale proprio. Cioè, in tante cose che adesso ci sfuggono. Ci e sfuggono. Per quello noi vogliamo prendere lezioni. Devo dire, insomma. Non te l'ha mai chiesto? Ma non te l'ha mai chiesto? A me? Chi? No, neanche delle persone, intendi? Ma se ne ha parlato così, ma poi non se ne è fatto niente, come... Sei così, cioè, non è stato confermato. Non ne ho manco parlato. Comunque io ho dato la fiducia e poi ho cambiato partito. Allora, torniamo al nostro bell'uomo. Luca Argentero dice di essere diventato attore per una botta di culo. Sarà per questo che l'ha chiamato ospite. No. Allora, questa ci sta, ci sta. Dai, ci sta. Io ci mi sta. Dissocio da questa domanda, mi dissocio anche perché Ferzan, veramente, non l'ho scritta io, l'ho solo interpretata con una grande maestria comunque. Tu tra l'altro sei uno dei pochissimi autori etero che lavora nei film di Ferzan. Siete pochi. No, non è vero. Cioè siete molti. Quanti siete? Decidi tu, guarda, io ti do ragione. Beh, il Saturno Contro, insomma, Stefano Accorsi, Pier Francesco Favino, io. No, infatti ho sbagliato, volevo dire che molti degli etero alla fine finiscono per interpretare dei gays. Ah sì, quello sì, è vero. È vero. Conferza, no, basta confondere le acque e si convince l'interlocutore. Sono pronta per la politica. Allora, io anzi, non soltanto, complimenti per il tuo lavoro con lui, faccio un appello a Ferzan. Se fai il seguito delle fatte ignoranti, io mi candido, non sarò una fata, ma se vuoi dimentico i 2 libri che ho letto, anzi 4, e secondo me sono pronta. Oh, Luca, siccome Marco mi ha lasciato il califone, se poi vuoi, visto che c'è il selino lungo, andiamo tutte e 5 insieme. Anche il maestro Barbera, facciamo 6, va bene? Vengo volentieri. Ciao Luca, bocca al lupo. Grazie. Per il film. Brava. Geppi Cucciari.